Buongiorno ragazze, o meglio buonasera, bentornate sul canale e buon 2020, buon anno. Questo è il primo video dell'anno e spero veramente di riuscire a essere un pochino più costante, non come l'anno scorso, che veramente fra lavoro e vari impegni alla fine, gli ultimi mesi non sono riuscita a caricare praticamente quasi nulla, ma mi impegnerò, questa è una promessa. Allora, oggi video haul degli acquisti che ho fatto con i saldi invernali di quest'anno. Non ho preso tantissima roba perché comunque ho già tanti tanti vestiti, ho preso soltanto qualcosa di sfizioso e qualcosa che davvero mi serviva invece. Allora, prima di tutto vi faccio vedere questo maglioncino che sto indossando adesso. È un maglione super oversize, qui è tutto vuoto. Ma è veramente enorme, super caldo e ha un motivo di trecce sul davanti ed è molto morbido, molto soffice ed elastico e mi piace un sacco sia per stare in casa sia per uscire in realtà ed è di questo color, come possiamo dire, è un rosa antico barra rosa antico fragola, io ho la descrizione colori. Comunque mi piace un sacco e questo l'ho preso in un negozio nel centro commerciale Le Gru di Grugliasco che si chiama Camaïeu o Camaïeu, non so se è francese come si pronuncia. Comunque sia l'ho pagato con lo sconto 23,99 euro, quindi 24 euro. Sempre nello stesso negozio poi ho preso un altro maglioncino. Avevano dei maglioncini davvero super carini in questo negozio e qui c'è un pelo di tigra ed è invece questa volta bianco. Oddio, forse dalla videocamera adesso risulterà troppo bianco. Comunque anche questo ha un motivo di intreccio sia sulle maniche che sul davanti proprio. Magari se faccio così si capisce. Ok, vedete? E anche questo è veramente molto morbido. Questo qui l'ho pagato 21,59 euro e a differenza di questo rosa, questo qui rimane un pochino più corto, diciamo che arriva giusto all'altezza dei jeans. Poi, come in ogni giro di saldi, sono stata da H&M, che è uno dei miei negozi preferiti. E ho trovato, come sempre, dell'intimo super carino. Mi sono davvero limitata perché sono piena di completini di H&M e li amo tutti e li metto sempre. Quindi mi sono limitata a un solo completino questa volta. Ed è di questo colore rosa antico. Non so perché in questo periodo mi piace il rosa antico, anche se è un rosa diverso. Comunque è fatto così. Spero di riuscire a farvelo vedere. È super morbido e ha questo dettaglio. Ora io lo so che far vedere reggiseni su YouTube non è il massimo perché è pieno di gente pervertita, però secondo me sono davvero carini e adesso cercherò di farvi capire. Ok, ha questo dettaglio di questo nastrino elasticizzato sul seno che è molto carino, molto sexy, ma non troppo. È molto molto bello, io mi trovo da Dio con i completi di H&M anche perché l'ho già detto anche nei video haul degli altri saldi che è uno dei pochi negozi che ha delle taglie un po' più particolari tipo questa è una quinta coppa C oppure hanno la quarta coppa D, insomma siete sicuri che trovate la vostra taglia. E il reggiseno l'ho pagato anziché 18 euro 9 euro, quindi era un buon prezzo e abbinato al reggiseno ho preso anche la mutandina uguale che adesso vi faccio vedere, è fatta così, è un perizoma, non li metto tantissimi perizoma però c'era solo questo della mia taglia abbinato e quindi l'ho preso comunque e questo qui l'ho pagato invece anziché 6 euro, aspettate che lo trovo. Anziché 6 euro l'ho pagato tipo 2,90 euro, quindi anche questo ottimo. Poi sempre da H&M ho preso, sì, ho preso anche questa camicetta blusa, non so come chiamarla,
tutta a pois con queste manichette a sbuffo che quest'anno hanno spopolato e io le adoro, già quando ero piccola mi piacevano tantissimo. E ha la manichetta che è trasparente, è una base diciamo un bianco panna sporco, quasi beige, molto molto carino questo, ed è un top che ha tutte queste, credo che si chiamino rouge, non lo so, io il francese anche qui, due mondi che non si incontrano, e comunque sia, è un toppino fatto così con le manichette a sbuffo e qui davanti è tutto coperto, diciamo, cioè non si intravede reggiseno e nulla, mentre le maniche sono sul trasparente o comunque sono velate. E la cosa che mi piace è che sul retro ha tutta questa parte elasticizzata, quindi ad esempio questa è una taglia 44 che mi sta benissimo, ma anche se siete una 46 riuscite tranquillamente a indossarlo, quindi se non trovate la vostra taglia esatta potete prendere anche una taglia leggermente più piccola, che tanto essendo elasticizzato vi va lo stesso. E questa qui con lo sconto, anziché 20 euro, l'ho pagata 12 euro. Poi continuiamo. Sono stata da Zara e ho trovato quest'altra, io le chiamo bluse, ma non so se sia il nome esatto, comunque ci siamo capiti, una maglietta frufru, sempre di questo color bianco panna, con tutte le paillette. Questa è davvero davvero carina, sia per la sera, ma non è troppo vistosa comunque. E anche questa ha una lieve arricciatura qui sulle maniche, che fa questo effetto a sbuffo, ma questo è proprio quasi impercettibile, dà giusto un po' di volume sulla spalla e basta. E in realtà è poi molto semplice, ha un taglio dritto, quindi non fascia, non segna, ed è molto carina sia con una gonna che con un pantalone, secondo me anche infilata all'interno o della gonna del pantalone, appunto. E niente, super carina questa qui, l'ho pagata con lo sconto, l'ho pagata 15,95 euro. Poi altro acquisto che ho fatto sempre da Zara, questa volta però mi serviva per lavoro, è questa giacca nera. Elegante, ma neanche troppo, devo dire, che ad esempio se la indossate, se la abbinate con un jeans, insomma, lo rende un pochino più formale, ma il jeans lo sdrammatizza. Ed è davvero bella, ha questi bottoncini sul davanti e si chiude in questo modo, quindi rimane tipo doppio petto, perché qui c'è l'asola e per intenderci in questo modo. E è carina perché la utilizzo per lavoro e la cosa che mi piace è che è abbastanza lunga, quindi vi arriva ad esempio fin sotto il sedere, copre tutto e non lo so, mi piace un sacco. E questa l'ho pagata, devo dire, abbastanza, ma avevo un prezzo di partenza piuttosto alto e difatti con lo sconto l'ho pagata praticamente 40 euro. Poi sono passata da Pull&Bear, che in realtà non mi piace tanto, però sono entrata così perché stavo cercando dei maglioncini sottili da mettere sotto le giacche e allo stesso tempo sopra delle maglie, quindi avevo bisogno che fossero sottili ma elastici e comodi, e ho trovato questo maglioncino qui con tutte queste trecce, piuttosto classico in realtà, di questo colore, diciamo... Sì, è un celeste comunque, che ha le maniche piuttosto lunghe e in verità però ha la vita piuttosto corta, quindi è un maglioncino quasi crop top, cioè non vi arriva sotto il seno ma vi arriva più o meno ad altezza ombelico, ecco. E questa cosa me ne sono accorta, di questa cosa me ne sono accorta soltanto a casa, perché io sono un po' tonta, allora, o meglio, sono sfaticata, quindi quando vado a fare shopping non misuro mai le cose e non le provo praticamente quasi mai, e a vederlo così sinceramente non c'ero arrivata a capire che arrivava a quell'altezza ombelico. L'avrei preferito se fosse stato lungo, però comunque sia lo sfrutterò in ogni caso. È molto morbido, elasticizzato ed è sottile, proprio come lo cercavo io, peccato per questa cosa che è un pochino corto. Però, insomma, me lo faccio andare bene, ecco. E il colore è molto carino. Sì, forse ci potevo arrivare comunque vedendo la lunghezza delle maniche. E vabbè. E questo l'ho pagato
Allora, questo l'ho pagato 13 euro con lo sconto e in realtà ne ho preso un altro identico, però di un altro colore, quindi esattamente uguale, ma questa volta ho preso un colore un po' più neutro di questo beige super classico e anche questo l'ho pagato 13 euro. Poi, ultimo acquisto coi saldi, per il momento almeno, è stato da The Zenis. E non dovevo entrare assolutamente, ma ho visto questo pigiama e ho detto: oh mio Dio, non lo posso lasciare lì. E quindi altro pigiama, ennesimo pigiama che si aggiunge alla mia collezione di pigiami. Ebbene sì. Allora, questa volta è rosso, non avevo assolutamente un pigiamino rosso, quindi mi sto sì autogiustificando. Ed è così, è piuttosto natalizio, devo dire la verità, però l'ho trovato super carino. Ed ha questa parte della barba, diciamo, di Babbo Natale che è pelosetta, insomma, è super morbidosa, bianca, secondo me si sporcherà un casino, ma non importa. Ed è rosso, super semplice, la maglia è abbastanza sottile in realtà. E invece il pantalone è fatto in questo modo. È fatto così, credo che si chiami Fantasia Tartan, ma non ne sono sicura. E comunque è molto carino, natalizio, e io non ci farò caso e lo utilizzerò comunque tutto l'anno. Anche perché lascerò pure l'albero di Natale tutto l'anno, credo. È troppo bello e ci ho messo troppo tempo a farlo per disfarlo. Questo pigiamino era in sconto e l'ho pagato... Quanto l'ho pagato? 18 euro anziché 26, quindi non era un enorme sconto, però pazienza, era troppo carino, quindi 18 euro il pigiamino. E voilà ragazzi, allora questi sono tutti gli acquisti che ho fatto per il momento con i saldi, penso in realtà che non ne farò altri. Sono andata circa 4-5 giorni dopo l'inizio dei saldi qui a Torino a fare il giro e devo dire che non ho trovato chissà che occasioni, non ho trovato chissà che capi che proprio mi catturassero l'attenzione, però comunque sono soddisfatta del mio piccolo bottino e quindi questo è tutto. Io spero che questo video vi sia utile, insomma più che utile, che magari vi intrattenga, vi tenga un po' di compagnia. Spero tanto che abbiate passato delle buone feste e appunto vi auguro uno splendido nuovo anno. Fatemi sapere se voi avete già fatto il vostro giro per i saldi, se avete trovato qualcosa di interessante o se invece avete solo dato un'occhiata e poi avete lasciato perdere perché tanto non avete trovato nulla. E fatemi invece anche sapere se nel caso dovete ancora andare a fare un giretto e se avete visto in questo video qualche capo che ha catturato la vostra attenzione, fatemelo sapere qui sotto. Sono sempre contenta quando riesco a farvi scoprire qualche prodotto sia di trucco che di altro che vi può interessare. Io a questo punto vi mando un grosso bacio e vi aspetto in un prossimo video.